Benvenuti in diretta in questo nuovo appuntamento di Review. Grazie per esservi collegati, sono felice di essere in contatto e in comunicazione con voi in questo tempo diretta, perché già, come abbiamo iniziato venerdì scorso, stiamo portando avanti una serie di insegnamenti condotti e ispirati al pastore insegnante profetico Emilio Urso Mando, il quale ci sta condividendo l'importanza della centralità, della motivazione, del mordente principale dell'evangelizzazione. Ecco perché le evangelizzazioni non sono così efficaci come dovrebbero o come immaginiamo, e dove sono finiti gli evangelisti? Questa è la domanda a cui proveremo a rispondere oggi, e quanto il Signore ha messo nel cuore del pastore e ci condividerà. Intanto però, prima di iniziare, come sempre facciamo insieme, vogliamo rivolgere il nostro cuore al Signore in una preghiera. Quindi, caro amico, cara amica, unisciti a me in questo tempo in modo da poter pregare insieme e invocare il nome del Signore sulla nostra diretta, in questo spazio live. Dio possa guidare non solo il pastore e ogni cosa che diremo, ma anche il nostro cuore a ricevere, per poterci mettere subito all'opera secondo le indicazioni di Dio. Quindi prega con me. Signore, grazie per come ci consenti di stare alla tua presenza. Benedici ogni ascoltatore, benedici ogni orecchio, ogni cuore che ascolterà. Signore, benedici i nostri amici, grazie per come li hai condotti in connessione con noi in questo tempo. Benedicili anche perché molti di loro, tanti di loro, stanno proprio aspettando la tua benedizione che orienta, polarizza i loro passi. Ungili, Padre, ungi ogni cosa, benedici questo tempo nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Grazie per aver pregato insieme a me. Dio benedirà la tua vita e lo farà proprio attraverso gli insegnamenti che ci consentirà di ascoltare questa mattina. Prima di andare avanti però, grazie intanto per come vi state prendendo il tempo di mettervi comodi, già lo state facendo, intanto vogliate in questo spazio, come sempre facciamo, mettervi comodi. So, ci arrivano telefonate, ci arrivano messaggi, qualcuno anche ci manda delle foto segrete, ecco, mi riferisco a qualche nipotino che fa la foto alla propria nonna, al proprio nonno, che ci segue mentre è seduto sul divano o mentre è a tavolo e ce lo gira sulla nostra chat di WhatsApp per mostrarci quanto e come e in che modo ci seguono, ci seguite. Quindi fate attenzione ai vostri nipotini che vi scattano foto di nascosto. Noi in realtà sorridiamo su perché è simpatica come cosa, siamo proprio felici di riuscire ad avervi insieme a noi proprio all'ascolto della parola di Dio. Questa è una benedizione per noi e sono sicuro, siamo certi che lo è anche per voi. Quindi andiamo subito, prima di andare avanti, al nostro consueto e atteso oramai, come tanti di voi ci scrivono, caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Quanto la Bibbia ha influenzato la saggezza popolare? Ci sono affermazioni che usiamo tutti, cristiani o meno, per descrivere in modo appropriato una situazione, e sono affermazioni che derivano dalla Bibbia e rappresentano un condensato di saggezza in poche parole. Per il caffè di oggi vorrei ricordarne solo alcune. Devi guadagnarti il pane col sudore della tua fronte. Questo i genitori lo ripetono spesso ai figli, ma prima di loro fu Dio a rivolgere queste parole ad Adamo dopo il peccato originale. Sentite, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere tornerai. E come vediamo, lo stesso versetto tra l'altro ne introduce un altro che riguarda la fine di tutti gli esseri umani, e cioè il famoso polvere siamo e polvere torneremo. E che dire di fare da capro espiatorio per indicare una persona a cui si attribuisce una colpa senza che questi sia veramente responsabile? Questa espressione deriva dall'antica usanza ebraica di sacrificare un capro per l'espiazione dei peccati di tutto il popolo durante lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, appunto. Il passo biblico dice: e poi presentò l'offerta del popolo, prese il capro destinato al sacrificio espiatorio per il popolo, lo sgozzò e offrì il sacrificio di
espiazione, lo troviamo in Levitico, come in Levitico troviamo un altro terribile, che conoscitissimo, l'occhio per occhio, dente per dente, altra espressione che usiamo. Oppure un'altra ancora che è interessante e che si usa spesso è smettila di seminare zizzania, cioè di causare discordia tra le persone, che molti fanno derivare dalla parabola della zizzania nel Vangelo di Matteo, anche se ovviamente il significato di questa parabola è ben più complesso del seminare gossip. Bellissima anche l'espressione figurativa restare di sale, che evoca l'episodio della moglie di Lot, la quale durante la sua fuga da Sodoma e Gomorra contravvenne al divieto di voltarsi e guardare la città in fiamme, per questo fu trasformata in una statua di sale. Ma ancora, un gigante dai piedi di argilla, altra espressione mutuata dalla Bibbia, dal libro di Daniele, quando il profeta interpreta il sogno di re Nabucodonosor, oppure ancora niente di nuovo sotto il sole. È una frase citata dall'Ecclesiaste per indicare una situazione che non cambia di fatto mai. Ma potremmo andare avanti, citando il porgere l'altra guancia, avere la pazienza di Giobbe, vendersi per un piatto di lenticchie, il servire due padroni, per esempio, o ancora il periodo di vacche magre e di vacche grasse, o attendere la manna dal cielo, e chi semina vento raccoglie tempesta, fino al mesto nessuno è profeta in patria. Insomma, ce ne sono tantissimi. Anche involontariamente tutti citano di continuo la parola di Dio, il che, a pensarci bene, mi spinge a conoscerla ancora di più. Dio vi benedica. Grazie per questo caffè biblico, continua incisivo il messaggio sull'importanza della parola di Dio, che è importante anche a quanto pare non solo da un punto di vista spirituale ma anche di consigli di vita pratica, lo abbiamo ascoltato grazie anche a questi modi di dire, ma lo sappiamo anche nello specifico perché ogni giorno la parola di Dio fornisce dei consigli pratici nelle relazioni ma anche nelle scelte, ogni cosa che bisogna affrontare, la praticità della parola. La dimestichezza con la parola è una attitudine importante, non solo per i figli di Dio, per quanti si affacciano e si approcciano alla parola di Dio, scopriranno una serie di consigli molto pratici anche per la propria vita, oltre che scoprire la persona di Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore. Bene, grazie per esservi collegati. Come detto in apertura, siamo al venerdì 27 settembre, in questo giorno avremo la possibilità di ascoltare la seconda parte, la seconda lezione, il secondo insegnamento intorno all'importanza dell'evangelizzazione. Insieme al nostro ospite, che vi presento tra pochissimo, tratteremo il tema di un'evangelizzazione più efficace. Quest'oggi tratteremo e risponderemo alla domanda: dove sono finiti gli evangelisti? Ecco, dove sono finiti appunto gli uomini e le donne che evangelizzano? Lo chiediamo, ci facciamo rispondere negli insegnamenti al nostro pastore, collegamento già con noi, insegnante profetico Emilio Ursomando. Benvenuto, pace e buongiorno, pastore. Pace e buongiorno a voi. Grazie per questo tempo, ti passo subito la parola per l'insegnamento di oggi. Siamo tutti quanti pronti con Bibbia, taccuino e matita. A te la linea. Grazie. Allora io vado subito al centro della domanda, al centro del problema, ripartendo dal titolo generale che fa un po' da copertura per le diverse sessioni che terrò. Quindi ripartendo dalla domanda: perché l'evangelizzazione porta così pochi frutti? E come sempre cerco risposte nella Bibbia, e avendo letto con attenzione la Bibbia su questo argomento, rispondo con un'altra domanda. Perché assistiamo a tante migrazioni di credenti da una chiesa all'altra? Perché tanti credenti
tante pecore, uso il termine usato da Gesù, tante pecore sono stanche, ferite, affamate. Perché si disperdono? Perché vagano? Forse perché cercano. Allora ho tentato alcune risposte. Certamente a volte può essere per una questione di orgoglio, perché nella Bibbia troviamo, anche nei profeti, descritta la realtà delle pecore mescolate ad altri animali che somigliano alle pecore, ma che in realtà, come scrive Ezechiele, e non solo Ezechiele, sono dei capri. E i capri sono animali molto diversi dalle pecore. E infatti in Ezechiele 34, versetto 16-17, leggiamo innanzitutto una bellissima notizia. Che anche le pecore che vagano, le pecore stanche, le pecore affamate, saranno cercate e trovate dal pastore. Innanzitutto dal Signore, che è il vero pastore, ma poi attraverso pastori che il Signore susciterà e manderà verso queste pecore. Ma leggiamo Ezechiele 34, 16. E 17. Io, il Signore, cercherò la pecora perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Montoni e pecore mescolati. Purtroppo con il problema che tendiamo a chiamare tutti pecore. I pastori non avevano separato, non erano intervenuti. Cerchiamo di capire perché. Perché anche i capri da lontano sembrano pecore. E questo ci dice di una realtà che potrebbe concretizzarsi, e cioè che il pastore faccia il pastore da lontano, cioè il pastore non sta in mezzo alle pecore, il pastore non conosce le sue pecore, non le sa chiamare per nome perché non le conosce, o anche non si interviene per una tentazione che si va sempre più diffondendo. Intervenire, infatti, fra pecore e capri, significa affrontare situazioni che potrebbero essere spiacevoli, situazioni che potrebbero comportare il rischio di reazioni, di abbandoni e quindi di un calo numerico della nostra Chiesa. Invece, tutti più o meno subiamo o abbiamo subito la tentazione di fare numero. E quindi non interveniamo. Preferiamo dire, preferiamo pensare, sarà Dio, sarà Dio, sarà Dio a risolvere. Ma il più delle volte, avendo considerato la possibilità che ci siano capre in mezzo alle pecore, il più delle volte le pecore si disperdono per un'altra ragione, per mancanza di pastori. Certamente, vi rassicuro, parlerò anche degli evangelisti,
ma ho sentito di introdurre anche questo aspetto del problema. E ho pensato di introdurlo perché non solo a volte le chiese non moltiplicano, ma diminuiscono. E dobbiamo cercare di capire anche perché le chiese diminuiscono numericamente. E la ragione potrebbe essere per mancanza di pastori. Così valuta come cosa possibile anche Dio, il quale, voglio ribadirlo, non pesa solo le pecore, ma pesa soprattutto i ministeri, pesa soprattutto coloro ai quali affida il suo gregge. Così vediamo il Signore pesare i pastori di Israele. Geremia 23, versetto 2 e 4. Perciò così parla il Signore, il Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete schiacciate, non ne avete avuto cura. Non le avete curate. E lo stesso viene detto in Ezechiele 34, versetto 2 e poi il versetto 4. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori, così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? E poi il versetto 4, di nuovo il Signore che pesa i pastori. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita. Non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza ed asprezza. Quindi da questi brani un'altra possibile causa può essere in pastori pigri o in cattivi pastori, pastori cioè insensibili ai bisogni. Tutti preoccupati della loro funzione, o che si sono convinti che il ministero pastorale sia predicare la domenica dal pulpito. O pastori, e attingo sempre ai vocaboli che abbiamo trovato in questi versetti, pastori che pascono e ingrassano se stessi. Ma altre volte c'è un'altra ragione. Pastori che non sono realmente pastori. Pastori che si sforzano di stare fra le pecore, si sforzano di diventare sensibili ai bisogni delle pecore, si sforzano di andare a cercare la smarrita, di ricondurre la perduta, ma non sono veri pastori. Cari fratelli, sicuramente, il più delle volte è così, ma che non sono pastori. Cioè, e di nuovo faccio riferimento alle scritture, non hanno ricevuto da Dio la grazia per essere pastori in mezzo alla Chiesa. E lo stesso vale per l'evangelizzazione. Non sarà mai una evangelizzazione fruttuosa, almeno non porterà i frutti che noi ci aspettiamo ormai da tanti anni, se non ci sarà l'evangelista. E qui vengo a toccare il vivo dell'argomento. Se vediamo pochi frutti, è perché manca il ministero preposto a raccogliere le anime. Manca l'evangelista.
non l'evangelizzatore, ma l'evangelista. In Romani 10,14 infatti Paolo dice: ora come faranno a invocare colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci, chi lo predichi? E come lo predicheranno se non vengono mandati? Se cioè non individuiamo e poi liberiamo, mandiamo gli evangelisti. Certo, ci sono altri modi che vengono suggeriti in chiesa, che è diventato un po' il metodo prevalente che viene suggerito ai credenti, e cioè la testimonianza personale. Parlare di Gesù personalmente al nostro vicino, al nostro collega di lavoro. E qui pongo, ma non rispondo in questa sessione, pongo un'altra domanda che credo utile. Perché come credenti non testimoniamo? Che cosa ci manca? O forse, per usare un termine più appropriato, che cosa ci blocca? Ma torniamo alla testimonianza personale. Ripeto, è valida. E infatti a volte può portare dei frutti inaspettati, insospettabili. Basta guardare, ad esempio, la testimonianza della donna samaritana che porta alla salvezza un intero villaggio. Tuttavia Dio, attraverso Paolo, ci dice che lui ha stabilito alcuni come evangelisti, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, per portare a maturazione altri ministeri, per costruire la Chiesa e per portare i santi alla statura perfetta di Cristo. E allora se Dio ha dato alcuni come evangelisti, dove sono finiti gli evangelisti? Certamente non sono morti. Non è che non li vediamo perché sono morti. E certamente Dio non ha cambiato il suo progetto. Non dobbiamo quindi leggere: lui ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come pastori e dottori. Ci sono gli evangelisti. Dio non ha smesso di donarli alla Chiesa. E allora, dove sono finiti gli evangelisti? E dico subito, certamente da qualche parte, forse non nel loro posto. Sono ancora nella Chiesa, ma forse, dico forse, ma potrei anche eliminare il forse, forse non sono utilizzati, non sono incoraggiati ad assumere il loro posto. In Efesini 4,7 è scritto che ad ognuno di noi il dono di Dio è stato dato nella misura della grazia stabilita da Cristo. Essere evangelista è aver ricevuto una grazia, una capacità. Non è soltanto saper parlare del messaggio del Vangelo, così anche essere pastori. Lo saremo se avremo ricevuto la grazia per essere pastori, così anche apostoli, profeti, dottori. Non basta conoscere tutta la Bibbia ed esporla per essere dottori. C'è altro, c'è una misura di grazia che Dio ha conferito e continua a conferire a quelli che chiama ad alcuni ministeri specifici.
Quindi Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, e non voglio che lo dimentichiamo, dice: Dio ha dato altri come evangelisti. Ora lo sappiamo, ci crediamo, forse citiamo questo versetto, lo insegniamo, ma poi, stranamente, ne accettiamo la mancanza. Facciamo senza. Non chiediamo a Dio di suscitarli. Non preghiamo per essere capaci di vederli e per essere capaci quindi successivamente di mandarli. Ci siamo abituati a fare senza. Ma perché invece è importante riconoscere l'Evangelista? In Efesini 4,16 è scritto che tutta la Chiesa, ben collegata e ben connessa mediante l'aiuto fornito da tutti, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. E il ministerio dell'Evangelista è un vigore che Dio ha dato alla Chiesa, un vigore che deve essere aggiunto ad altri, ma che deve esserci e che deve restare tale. Come gli apostoli, come i profeti, come i pastori, così anche gli evangelisti hanno un vigore, un'unzione specifica. Un'unzione che non ha il pastore e non ha il dottore. Un'unzione che sta mancando alla Chiesa, di cui la Chiesa sente la mancanza. E allora un'altra domanda. Perché mancano gli evangelisti? E perché non ci impegniamo a riconoscerli? Perché non ci preoccupiamo se non li vediamo? Io credo che sia a causa del nostro modello di Chiesa, dove ogni crescita spirituale tende a essere convogliata verso diventare pastore. Tutti pastori. Faccio un esempio. Se un fratello dimostra amore per il Signore, impegno e sottomesso, partecipa fedelmente agli incontri, è bravo a predicare, cominciamo a pensare a lui in termini di pastore. Cominciamo a progettare perché diventi pastore. Pastore. E anche per questo poche nuove conversioni. Perché il pastore tende a stare dentro, a dedicarsi alle pecore che ha già. E voglio dire, sperando di dirlo con la necessaria efficacia e chiarezza, non possiamo chiedere ad un pastore di diventare altro, di essere altro. Infatti, ripeto, Dio ha dato alcuni come, altri come, altri come. E quindi diversi ministeri, ma poi l'importanza di essere ben connessi. E qui potrebbe aprirsi un discorso bellissimo, interessantissimo, che ci farebbe capire il perché della fatica della Chiesa a crescere e ad espandersi. Il vigore di ogni singolo membro. E quindi ogni ministerio, anche quelli più grandi, quelli più evidenti, ogni ministero è solo un tassello del grande puzzle che lo Spirito Santo sta cercando di comporre per portare la Chiesa ad una posizione di forza e di vittoria. Ma Paolo scrive, pone attenzione su un particolare, tutto il corpo ben connesso, ben collegato. Cioè sta cercando di dirci che se noi ci incastriamo male
all'interno del corpo, in posti che non sono il nostro, o se ministriamo ma rimanendo scollegati fra loro, e allora si inceppa tutto. Il corpo entra in sofferenza. E se entra in sofferenza, farà fatica a svilupparsi, a riprodursi. E dunque, tornando alla domanda iniziale, dove sono finiti gli evangelisti? Accenno a qualche possibile risposta. Non necessariamente al bar, non necessariamente sdraiati su un divano, ma forse, ad esempio, a curare qualche chiesa o a suonare in un gruppo di adorazione o a guidare un gruppo di famiglia. Ora, se tu metti un evangelista fuori dal suo posto a fare altro, ecco spiegato la conseguenza inevitabile: poche conversioni. Ecco che la Chiesa entra in sofferenza per l'assenza del loro vigore e smette di crescere numericamente. Potremmo impegnarci al massimo cercando di supplire a questa mancanza, investire denaro, sacrificarci, organizzare eventi, flash mob, cartelli, cortei, concerti, spettacoli, mimi, ma non funzionerà, non porterà nessun frutto o pochissimo frutto. Manca l'evangelista, per questo l'evangelizzazione è poco fruttuosa. Ora, è vero, lo abbiamo visto anche di recente, di solito ci impegniamo a chiamare l'evangelista di grido, spesso da fuori, dall'estero anche, e organizziamo un evento, come Noi Festival che si è tenuto a Napoli. E dico amen a iniziative così. Ma perché deve essere un evento l'evangelizzazione? Perché se Dio ha provveduto tutti i ministeri necessari per la Chiesa. Se gli evangelisti, scrive Paolo, ci sono, come i pastori, come gli altri ministeri, cioè ci sono come uomini specifici, con un nome specifico, un nome proprio, un cognome proprio, che sono specialisti nel compito che Dio ha affidato loro. Cioè, come ho già accennato, che hanno ricevuto da Dio una grazia speciale per essere efficaci. Così come sono ministeri specifici, i pastori, eccetera. E quindi Dio, io sono convinto di questo, ha dato evangelisti anche alla Chiesa italiana. Ma perché non ci sono? Perché non li troviamo? Perché non li vediamo? Lo dico di nuovo, a causa del nostro modello di Chiesa, che di solito viene strutturata e viene preparata in funzione di pastori, anziani, predicatori, che poi portano avanti un culto dopo l'altro per la Chiesa. Quindi forse non li troviamo perché sono altrove, forse sono impegnati come pastori da qualche parte e non possono lasciare, altrimenti salta la nostra struttura, la nostra costruzione. Non è una cosa rara questa. Infatti di solito ecco quello che accade. Organizziamo un'uscita evangelistica in un paese, magari in un paese dove non c'è chiesa. Si convertono alcuni
nuovi credenti, l'evangelista come figura leader che ha dato inizio a quella iniziativa, appunto, comincia a prendersi cura delle anime appena convertite. Comincia a fare da pastore, a insegnare sulle fondamenta, sui primi insegnamenti. E se lo fa bene, di lì a poco sarà apprezzato e ordinato come pastore. E comincerà a prendersi cura di quella realtà che lui ha affidato, che lui ha avviato. Ora è una cosa bella questa, ma così perdiamo un evangelista e ci ritroviamo, rischiamo di ritrovarci un pastore inadeguato, che forse non è veramente pastore, non è stato chiamato da Dio a essere pastore. Con sofferenza sua, grande sofferenza sua, e con sofferenza della Chiesa. Tralascio alcune riflessioni per non prolungarmi troppo. Dico solo che per le cose che ho accennate, e lo dico con grande tristezza, molte chiese oggi fiorenti, apparentemente vive, forti, calde, motivate, col tempo cominceranno a spegnersi, a separarsi, a frammentarsi. E così anche molti ministeri, essendo fuori ruolo, fuori della loro misura di grazia, oggi motivati, entusiasti, innamorati della Chiesa che stanno curando, col tempo si scoraggeranno e cederanno. E tutto questo senza sapere il perché. Ma noi lo sappiamo. Ce l'ha detto Paolo. Egli ha dato alcuni come, altri come, altri come. Ricordo un'esperienza, la mia prima esperienza ministeriale fu in un piccolo paese della provincia di Caserta, Castelvolturno. Ricevetti una chiamata dallo Spirito Santo fortissima, talmente forte che mi indusse a lasciare il lavoro insieme a mia moglie. E quindi ci trasferimmo nella provincia di Caserta e andammo ad abitare in questo paese sul mare, Castelvolturno. Predicavo il Vangelo, visitavo le persone nelle case. Ci furono battesimi non poco numerosi, amavo le persone, amavo stare a casa con loro, ma poi all'improvviso mi stancai, non avvertivo più motivazione. Per tanto tempo l'ho chiamato un calo nell'amore, ma poi, studiando la scrittura, ho capito che era solo emerso il mio limite, la mia misura di grazia. E che a quello che io avevo cominciato doveva forse subentrare un altro ministerio per portare avanti l'opera. Che poi però si è fermata. E quindi la grande verità della necessità di altri che siano pastori dopo il primo lavoro evangelistico e poi altri che siano dottori per istruire i credenti e altri che siano profeti per ispirare e dare motivazioni e altri che siano apostoli per difendere e proteggere l'unità e la stabilità della Chiesa. Altri che spesso mancano, altri che spesso non prepariamo, altri a cui spesso non diamo la giusta visione del lavoro di squadra e dei diversi ministeri.
Vero che mancano 15 minuti, mi addentrerò un po' di più nel ministero evangelistico. In Atti 8:6 leggiamo: la folla prestava attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo. E poi, cosa non secondaria che tratterò, se riuscirò ad avere tempo, in un'altra sessione, e osservando i segni miracolosi che faceva. Ma voglio fermarmi su questo: prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo. Perché accadeva? Perché noi a volte non siamo ascoltati? Perché non portiamo il frutto che portò Filippo? Perché Filippo è vero, era un diacono, ma dalle scritture possiamo apprendere che era anche un evangelista. Puoi essere diacono ed essere evangelista. Infatti nel versetto 40 del capitolo 8 leggiamo: poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città, finché giunse a Cesarea. Quindi non fu un episodio casuale, un'unzione che venne su Filippo e che lo portò a parlare delle cose del Signore, ma aveva un ministero evangelistico. E poiché evangelista, senza essere spinto da nessuno, senza essere inserito in un programma missionario, Filippo leggiamo che prosegue ed evangelizza tutte le città, tutte le città. Man mano che camminava evangelizzava, perché era un evangelista, non faceva evangelizzazione. Ma ancora prima di questo, versetto 29, leggiamo che un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno. Un angelo del Signore parlò e gli disse: vai verso mezzogiorno. Noi dobbiamo cercare la guida dello Spirito Santo. Magari sarà un angelo che non vedremo che ci parlerà, ma dobbiamo aspettare direzione dal Signore. Non possiamo andare dove noi pensiamo che debba nascere un'opera. Va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. È una strada deserta, dove nessuno di noi andrebbe. Filippo si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: che meraviglia! Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Lo Spirito disse a Filippo. Dio lo fa ancora. Avvicinati a quel carro, avvicinati a quella persona. Potrebbe portare molto frutto del distribuire migliaia di opuscoli. Avvicinati a quella persona. Dio vuole farlo ancora. Quindi l'importanza, mentre ci prepariamo a parlare, di conservare un orecchio attento alla voce e alla guida dello Spirito Santo. E allora, andando avanti, allora Filippo accorse, si avvicinò al carro e udì che l'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: comprendi quello che stai leggendo? E l'uomo rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione?
perché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: Di chi, ti prego, dice questo profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Ecco, di lì a poco l'eunuco dice: Ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo: Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Ecco un risultato straordinario, perché Filippo si era avvicinato alla persona che stava cercando. E quella persona era su una strada solitaria. A volte noi andiamo nelle piazze centrali delle città e crediamo che basti gridare, che basti cercare fra tanta gente per avere la probabilità di maggiori frutti, ma il risultato viene dall'ascolto e dalla guida e dalla docilità alla voce dello Spirito Santo. Se tu credi che Gesù è l'agnello di Dio, sarai salvato. Un messaggio semplice, breve, ma efficace. E l'eunuco credette subito, perché Filippo aveva l'unzione dell'evangelista. Mi fermo qui, Michele, ti passo la voce e sospendo. Sì, grazie. Io ho raccolto diverse domande, pastore. Ci sono delle domande che ci sono arrivate direttamente alla redazione, al numero che si può vedere, insomma, impressione durante la diretta, che è il 379-2710-854. Lo dico anche per i nostri amici che ci stanno seguendo dalla radio e dai podcast. C'è qualcuno che appunto parlava di Filippo. Ancora prima che lo citassi, c'è un nostro amico che dice: Perché il pastore non può essere anche un evangelista, visto che anche altri diversi apostoli e discepoli hanno avuto diverse chiamate ministeriali. Poi c'è qualcun altro invece che notava l'importanza dell'identificazione della causa principale, e come essa è stata collocata dalle tue parole, pastore, parlando proprio dell'assetto attuale di Chiesa. Il nostro prototipo di Chiesa non prevede l'analisi biblica di alcuni ministeri, o meglio, qualcuno identifica il problema della non riconoscenza dei ministeri soltanto nella misura in cui non viene riconosciuto il proprio, ma pochi comprendono che la non riconoscenza dei ministeri, o meglio, il non riconoscimento spirituale dei ministeri, poi porta dei risvolti e delle conseguenze, insomma, che abbia un impatto anche sull'evangelizzazione, sulla crescita. Tuttavia, dobbiamo ribadire che i ministeri sono dei servizi che hanno una funzione all'interno della comunità, e questa funzione, esattamente come i fiori su di una pianta, vengono fuori soltanto quando sono negli elementi necessari e giusti per essere piantati. Ci sono tantissimi altri quesiti che riguardano proprio questo argomento. Qualcun altro ancora, lo salutiamo, il nostro amico Mirko, il quale diceva: E poi, se l'evangelista svolge il suo compito e deve farlo appieno, come può essere ricompensato? Ecco, si faceva la domanda e si chiedeva: come può essere stipendiato un evangelista? Insomma, pastore, hai suscitato, con l'aiuto di Dio, grazie a Dio per questo, tantissimi quesiti. Non so se vuoi dire, se vuoi aggiungere qualcosa, oppure vogliamo raccogliere la risposta più completa a queste domande, forse in un'altra puntata. A te la scelta. Noi abbiamo, giustamente mi chiederai sicuramente del tempo, abbiamo a disposizione complessivamente ancora 12 minuti, in realtà sono già 11, quindi puoi tranquillamente usarli come preferisci.
Allora io cerco di rispondere alla prima osservazione. Un pastore non può essere evangelista? No. Sarebbe bello se un pastore riuscisse a fare bene il pastore e fosse capace anche di fare l'evangelista. Ma noi dobbiamo camminare secondo il modello biblico e Paolo dice in un modo chiaro che Dio ha dato alcuni come evangelisti, altri come pastori. Quindi sicuramente, come scrive Paolo a Timoteo, anche il pastore deve in qualche modo preoccuparsi di fare l'opera dell'evangelista. Ma il pastore deve innanzitutto stare in mezzo al gregge. Prima di evangelizzare l'esterno e anche prima di insegnare, la Chiesa oggi soffre della mancanza di cura pastorale. Nelle Chiese si sente poco il senso di famiglia. Come dicevo prima, tante pecore sono stanche, sono affamate, sono ferite e vanno cercando altrove perché a casa non ricevono quel calore e quella cura di cui hanno bisogno. E a questo sono stati chiamati da Dio i pastori. Quindi, in casi particolari, per periodi particolari, l'ho fatto anch'io, anche un pastore, anche se non mi definisco pastore come ministero prevalente, anche il pastore deve, perché lo Spirito Santo te lo fa sentire, deve andare verso i perduti, ma non a discapito della sua chiamata, che è quella di non trascurare le pecore. Perché se aggiungi altre pecore, ma non ti stai prendendo cura di quelle che già hai, nel tempo succederà che smetterai di prenderti cura anche delle pecore nuove che si sono aggiunte. E uscendo andrai anche sotto una grande pressione. Se invece tu lavori con un evangelista, essendo pastore, allora ecco, tu continui a curare le tue pecore, l'evangelista va fuori. In virtù della grazia che hai ricevuto, porta dentro altre pecore e tu puoi continuare a curare le tue e di più anche quelle che l'Evangelista porta in comunità. Poi l'Evangelista dovrebbe essere ricompensato, certo, come vengono ricompensati i pastori per il ministero che svolgono per la crescita e la costruzione della Chiesa. Chi cura le pecore dovrebbe essere liberato, dove è possibile, dove è riconosciuto il suo ministero, per portare avanti l'opera di Dio. E quindi io ritengo legittimo che come il pastore viene ricompensato, retribuito, sostenuto, dove ce ne sono le possibilità, per prendersi cura delle pecore che sono dentro, l'evangelista può e dovrebbe essere sostenuto per andare fuori, raccogliere altri credenti e portarli in chiesa. Ecco, mi fermo qui con le risposte. Bene, grazie, grazie pastore, grazie per questa insegnante. A questo punto dovremmo chiamarti per essere coerenti con quanto ci siamo detti. Grazie, grazie di cuore. Emilio, siamo felici di aver affrontato questo tema insieme. Siamo anche molto felici di aver suscitato l'interesse. Noi in realtà, diciamoci la verità, volevamo proprio raggiungere questo, l'interesse, l'interesse dei credenti, perché la conoscenza della realtà, noi stiamo anche portando avanti, abbiamo seguito una serie di studi, di insegnamenti insieme al pastore Roberto Mazzeschi, proprio per mettere in evidenza l'assetto della conduzione biblica della Chiesa. C'è proprio un fermento, abbiamo bisogno di seminare la verità in questo ambito che sembra essere dato così tanto per scontato. Ecco, ora mettiamoci nei panni per un attimo. Io sono un semplice credente, frequento una comunità, non sono pastore, non sono evangelista, non sono nulla, ma sto sentendo l'esigenza di individuare nella mia comunità in questo momento chi ha un ministero piuttosto che un altro e pregare e sostenere e comprendere qual è il mio ruolo in tutto questo. Questo sarà il giusto sentimento che i nostri amici dovranno affrontare per poi andare avanti e crescere perché
perché no, è un domani e forse anche più vicino che domani, essere loro a loro volta riconosciuti dai fratelli, dai credenti colleghi di servizio e di fede. Bene, questo è un grande tassello che speriamo con l'aiuto di Dio di posizionare, e grazie a Dio per come ci stai aiutando in questa missione, Pastore Emilio, grazie di cuore. Dio ti benedica, ci vediamo a Dio piacendo la prossima settimana, venerdì avremo ancora un approfondimento e siamo proprio curiosi di scoprire a quale altra domanda risponderemo nella prossima settimana. Dio ti benedica, Pastore. Grazie, Dio benedica anche voi. Pace del Signore, pace. Grazie, vi ringraziamo cari amici, grazie per come ci avete seguito. Questo tempo è volato, sono tantissime le domande. Io vi invito anche a continuare a scrivercene, perché il pastore Emilio, come abbiamo potuto ascoltare, è molto disposto a rispondere con la parola di Dio anche alle vostre domande, ai vostri quesiti in merito a questo argomento. Intanto io sono felice per questo tempo e vi ringrazio per come ci avete seguito. A Dio piacendo, ci vediamo la prossima settimana con una prossima diretta mercoledì, perché i primi due giorni della settimana saranno gestiti da due contenuti in replica sotto vostro consiglio. Intanto però prego che il Signore vi benedica in questo weekend nella vostra chiesa, nella vostra comunità, per ricevere e direi aggiungo anche per riconoscere il ministero che Dio ha affidato alla chiesa locale. Dio vi benedica, a Dio piacendo, ci vediamo la prossima settimana. Pace e Shalom.